Salve, ora vediamo come annunciato qualche giorno fa il funzionamento del cosiddetto portale del mare. È un portale gratuito, tutti possono accedervi, basta essere registrati, la registrazione è velocissima ed è sviluppato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Praticamente serve per individuare le aree costiere demaniali pubbliche da quelle private. Facciamo un esempio. Veniamo a Cagliari. A proposito, questa è la schermata. Ci sono chiaramente dei sistemi abbastanza semplici per la navigazione. Potete decidere anche di avere un differente sfondo rispetto all'ortofoto che sto utilizzando. Come vedete, è subito messa in evidenza una lunga linea rossa che identifica solitamente le parti demaniali, quindi pubbliche, da quelle private. Facciamo l'esempio della Sella del Diavolo a Cagliari, zoomiamo. A questo punto vedete che già le aree cosiddette demaniali vengono evidenziate con una differente colorazione. Attraverso questa I di info voi potete richiedere, in questo caso, a chi appartiene quest'area costiera che stavate individuando. Facciamo un altro esempio. Se volete sapere, ad esempio, succede, ed è una cosa abbastanza insolita, che anche le aree interne alla salina di Contivecchio o, se preferite, della laguna di Santa Gila siano ancora beni demaniali, nonostante molti terreni siano invece privati. Un esempio invece abbastanza diverso, per certi versi interessante, è dato dalle isole che non sempre sono di proprietà pubblica, e che possono essere invece anche privati. Questo è l'isolotto di San Maccario. L'isolotto di San Maccario ha due aree, come vedete, una interna e una esterna. Se cliccate nell'area interna, il sistema vi dice che la particella selezionata è privata, quindi l'interno dell'isola di San Maccario, che per la cronaca è l'isolotto con la torre omonima che sta di fronte a Pula, quindi l'interno è privato, mentre l'esterno, cliccateci, è pubblico. Andiamo a fare la I di richiesta informazioni. Come vedete, vi dice che l'amministrazione, il terreno appartiene al comune di Pula ed ha anche le indicazioni foglio catastale 38, particella 952. Il sistema è aggiornato. Come vedete, ecco ancora tutta la fascia demaniale che viene in questo caso riportato. Quando è così evidenziato, è evidente che tutta la zona demaniale, che la zona gialla appunto è la zona demaniale. Qui siamo nell'area di Nora, dove chiaramente vi sono delle aree che sono anche private o che appartengono a prescindere al comune di Pula. Questa è l'estrema la parte esterna dell'area archeologica. Se andiamo a vedere, la selezione è privata. È possibile che questo sia un terreno che comunque appartiene all'amministrazione comunale di Pula, ma qui invece, all'interno, diciamo così, della laguna, quindi lato opposto, come vedete, dove c'è il porticciolo, c'è un'ampia area che appartiene al demanio pubblico. In questo caso sono terreni pubblici che appartengono al comune di Pula ed è una zona chiaramente tutelata dal demanio marittimo. La cosa interessante è il sistema, appunto, oppure ancora vedete all'interno un'area apparentemente senza un particolare collegamento al mare, ma queste sono aree di peschiera che per antiche, diciamo così, usanze comunque appartenevano al demanio pubblico. Infatti anche in questo caso siamo nella parte interna della peschiera, il sito del Ministero ci riporta appunto al comune di Pula. Questo
Questa ricerca la potete svolgere in tutta la Sardegna, in tutta l'Italia, i dati sono aggiornati. Vi faccio vedere un'altra particolarità, l'ho individuata se non sbaglio oggi. Qui siamo nella zona di Capo Carbonara, Calaburroni se preferite, qui invece c'è un'area. Più che un'area costiera sembra una strada, probabilmente è una vecchia strada, vediamo anche in questo caso il sistema ci riporta al comune di Villa Simius. È difficile capire perché un'area che non è costiera ma interna appartenga al demanio, è probabile, ripeto, che ci fosse una vecchia strada di accesso. Nel caso invece dell'isola dei Cavoli, l'isola dei Cavoli, eccola qua, è probabile che sia in questo caso tutta privata, scusate, tutta pubblica, mentre a differenza l'isola di Serpentara, eccola qua, appartiene probabilmente ad un imprenditore, infatti la particella selezionata è privata. Proviamo a vedere se lungo la costa dell'isola, che ripeto privata, vi sono delle aree che possono, non so, vedete che non c'è nulla di evidenziato in rosso, vi sono magari delle aree marginali, in questo caso un'area costiera, potrebbe sembrare un'area demaniale, ma in realtà anche in questo caso, una volta evidenziata, anche in questo caso il sistema ci dice che la particella selezionata è privata, vuol dire che l'isola di Serpentara è totalmente privata, a differenza di quanto non accadeva per l'isola di San Forzone. Grazie per l'attenzione e ci sentiamo per un altro tutorial. Grazie.